Nell'episodio di oggi della serie Professione Networker portiamo la testimonianza di Charles Smith, che è un libro professionista, titolare di impresa informatica e anche cintura nera di karate. E quindi, visto tutte quante queste professioni che sta portando avanti, vogliamo proprio andargli a chiedere come è riuscito a portare parallelamente la sua attività di network. E quindi passo la parola a Charles, detto Charlie. Sono Charles Smith, nella vita mi occupo di informatica, sono sempre stato appassionato di computer e ho pian piano coltivato questa passione facendola diventare quello che è oggi il mio lavoro. Ho un'azienda che ho aperto nel 2008 e mi occupo di assistenza informatica per clienti di dimensioni medio-piccole. Oltre a questo, nella vita ho la passione dello sport, sono appassionato di quasi qualsiasi sport esistente, in particolare dell'allenamento funzionale, una passione che ho sviluppato negli ultimi anni e che mi è piaciuta talmente tanto da farla diventare anche questa un piccolo lavoro. 3 volte alla settimana insegno in palestra proprio allenamento funzionale. Oltre a questo, gestisco insieme a mia moglie degli appartamenti ad affitti brevi. Abbiamo iniziato per gioco, ma in realtà abbiamo visto che oltre a essere remunerativa era anche divertente dal punto di vista di conoscere sempre nuove persone che venivano appunto anche dall'estero per occupare i nostri appartamenti. Nonostante tutti questi miei impegni lavorativi e familiari, perché comunque sono padre di 2 splendidi bambini, un maschio di 2 anni e mezzo e una bimba di 6 mesi, ho deciso di intraprendere questa nuova attività che è il network marketing. Questo perché difficile inizialmente da incastrare con i miei impegni lavorativi e familiari, ma ho effettivamente capito che è una strada da percorrere in un determinato modo e che può portarmi, per assurdo, ad avere molto più tempo di quello che ho adesso. Quindi, nonostante io stia aggiungendo un impegno alla mia vita lavorativa, lo sto facendo al fine di avere poi molto più tempo a disposizione. Nel tempo, ovviamente, diventerà il mio lavoro primario, quindi ci lavoro più che posso, dedicandogli il tempo necessario per farla crescere sempre di più e pian piano abbandonare quello che è il mio lavoro e tentare di mantenere quelle che sono le mie passioni e i miei hobby e far diventare come mio primo lavoro quello di networker. La motivazione che mi spinge a cercare più tempo nella mia vita è, allora, sicuramente il fatto che io ho sempre corso, sempre come un pazzo. La vita dell'informatico è abbastanza movimentata, nel senso che ci sono ogni 2 per 3 ci sono emergenze da una parte, dall'altra. Nonostante io tenti di programmarmi le giornate, spesso e volentieri si distrugge tutto quanto per un'emergenza da un cliente. Questo mi costringe a correre veramente dalla mattina alla sera. Mi piace correre in macchina e in moto e continuerò a farlo, ma vorrei smettere di correre nella vita, godermi un pochettino di più il tempo e godermi soprattutto la mia famiglia. Sto sviluppando la mia attività proprio con l'obiettivo di riuscire ad avere più tempo per godere la famiglia e la vita, meglio di come stia facendo adesso. Quello che mi ha spinto molto verso il network marketing è anche il fatto di avere una determinata disciplina mentale che ho coltivato negli anni e che mi aiuta ad organizzare il tempo e a pianificare la giornata tutte le volte. Come faccio a fare questo? Non c'è bisogno di essere un supereroe come quelli che vedete qui dietro, che sono la mia passione da diversi anni. Semplicemente organizzando e pianificando la giornata dall'inizio alla fine. Un esempio di disciplina è il fatto che io ho bisogno fisicamente di allenarmi tutti i giorni. Dal momento in cui ho cominciato ad avere tutti questi impegni, ho dovuto cambiare qualcosa, perché non potevo rubare tempo al lavoro come non potevo rubare tempo alla famiglia. Quindi ho accorciato la mia giornata e l'ho spostata. Cioè, che cosa faccio? Vado a letto molto presto la sera, 10:30, 11, se proprio esagero 11:30, mi sveglio alle 5 di mattina, inizio ad allenarmi alle 5:30, alle 7:30 sono a casa già docciato e pronto, preparo la colazione per tutta la famiglia, accompagno chi devo accompagnare all'asilo e lì inizia la mia giornata lavorativa. La mia giornata lavorativa si suddivide poi ovviamente nelle attività che devo fare in base a quelle che mi sono programmate. Contattare le persone che mi ero segnato di contattare, fare assistenza ai miei clienti dell'informatica e, nel caso ci sia bisogno, andare a verificare gli appartamenti o andare a far entrare inquilini negli appartamenti. L'altra cosa assolutamente fondamentale è l'obiettivo. Bisogna sempre porsi degli obiettivi da raggiungere e da rispettare. Quindi io so che entro fine mese o addirittura obiettivi più corti di 1 settimana o 10 giorni, li programmo e so che giorno per giorno devo fare tutto quello che mi serve per arrivare a conseguire i miei obiettivi. Senza questo, senza una giusta programmazione della giornata, sarebbe veramente impossibile gestire i lavori, gestire l'attività, gestire i figli e gestire le passioni per lo sport, per i supereroi e per tutte le altre cose di cui sono appassionato, che sono veramente tante. Dunque, perché e come mi sono avvicinato al network marketing? Tramite i prodotti, nel
nel senso che ho iniziato provando di persona tutti quanti i prodotti che potevo provare, mi sono trovato decisamente bene. Da lì mi è stato spiegato quello che potevo ottenere da questo tipo di attività, oltre ad un consumo di prodotti eccellenti, potevo anche ottenerne qualche cosa in più. Cosa mi ha spinto a farlo? Una grossa motivazione che mi ha spinto a farlo è quella di lavorare con le persone, quella di lavorare in team. Io vengo purtroppo da un lavoro molto individuale, nel senso che sì, vado a trovare clienti, ma fondamentalmente sono sempre io che lavoro da solo davanti al mio computer. Il bello del network marketing è proprio quello di lavorare con più persone, avere una crescita personale e lavorativa tramite il contatto con queste persone, avere la soddisfazione di vederle crescere, di crescere insieme, di vederle raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati insieme. Quindi un lavoro di squadra diretto a far crescere la squadra, quindi a far crescere contemporaneamente un gruppo di persone aiutandosi a vicenda in tutti i vari modi possibili. Questo è per me stato una grossa leva, perché io sono una persona molto molto espansiva, io amo stare con le persone, io voglio sempre essere circondato da persone. Il network marketing mi ha dato questo, mi ha dato veramente la possibilità di trovare persone splendide, crescere grazie a loro, farle crescere grazie a me e grazie al lavoro di squadra. Altra cosa che mi ha spinto molto verso questo settore è proprio l'ereditarietà del lavoro. Questo perché io sì, ho aperto un'azienda che, per bene che possa andare, comunque in qualsiasi momento di crisi può avere un crollo, può avere un problema. Quindi io che cosa sto lasciando effettivamente ai miei figli? Gli sto lasciando un'azienda che magari non hanno neanche voglia di seguire, perché magari non saranno degli informatici. Dall'altra parte invece sono sicuro di lasciargli una rendita che andrà avanti nel tempo. E questa è una cosa che mi ha profondamente convinto, perché qualsiasi cosa dovesse succedermi in qualsiasi momento, io so di poter contare su questo ingresso che li aiuterà sicuramente ad andare avanti.